Lui in realtà è un primitivo, ma nell'accezione sofisticata dei primitivi che furono indicati come tali dagli studiosi della pittura del 200 e del 300, mi riferisco a Venturi, Berenson, che chiamavano primitivi Cimabue, Giotto, Simone Martini, Lorenzetti. Allora, il primitivismo di questo meraviglioso pittore è una sintesi di tradizione italiana e poi la civiltà africana delle maschere nere, il rapporto con Brancusi, i contatti con Soutine, con Picasso. Quindi lui è la quintessenza del concetto di primitivo nelle due nature, quella del primitivo primitivo, che è appunto Picasso, e quella del primitivo italiano, che è Giotto. Modino lo chiamano in francese, lo abbreviano, lo chiamano tutti Modi. Ma Modi cosa vuol dire in francese? Vuol dire maledetto. Ma cosa vuol dire maledetto allora? Vuol dire entrare in quella schiera di artisti che per la cultura francese sono sempre stati d'avanguardia. Però poi quando uno guarda l'opera, sente un'opera totalmente italiana, direi petrarchesca, si sente questo lirismo, questo rivolgersi alla donna come destinataria della passione, dell'amore, della dolcezza, le bellezze assolute dei suoi volti femminili. E poi un'ultima cosa che caratterizza Modigliani è che non c'è un altro pittore in tutta la storia dell'arte moderna, ma anche forse quella del passato, che abbia dipinto solo figure solitarie. È una cosa straordinaria, cioè è come se i quadri dovessero rappresentare delle persone che lui incontrava, e incontri una persona, non quattro, quella è una comitiva. Allora l'incontro con l'altro, sartrianamente quasi, cioè io e un altro, è l'incontro con te stesso, io sono un altro, e quell'altro è uno solo, e lo guardi negli occhi. Soutine è Modigliani, Jeanne, la sua compagna, è Modigliani. Modigliani e tutti i suoi personaggi, che sono sempre uno solo. Modigliani a Parigi non è uno perso, perché fa parte del giro, cioè fa parte, gira in quel giro che sta fra la Butte e l'area di Montparnasse, cioè passa anche lui alla Closerie di Lila. Allora si conoscono tutti, lui conosce Picasso, lui conosce i giovani artisti, ma soprattutto è legato ai mercanti, perché chi organizza effettivamente la vita culturale allora sono i grandi mercanti. Cioè Zborowski gioca un ruolo fondamentale, perché in quelle botteghe ci si incrocia. Si forma delle amicizie, partecipa a quel mondo lì, ma soprattutto ne assorbe una serie di caratteristiche, senza diventare un codista. È per quello che lui è un protagonista, perché il suo linguaggio rimane stabile, cioè non diventa cubista, che avrebbe potuto diventarlo, non diventa tardo espressionista, che avrebbe potuto diventarlo, rimane quella roba lì, cioè rimane un prodotto della cultura italiana che vuole diventare mondiale, internazionale, stando a Parigi. In lui c'è questa singolarità di una profonda natura italiana, come un Raffaello del Novecento, tanto è armoniosa e pura la sua visione artistica, e la necessità che quello che si incardinava con Raffaello a Firenze fosse incardinato a Parigi, perché era lo spazio dell'arte.